Mi trovo nel ghetto di Padova e qua alle mie spalle c'è un negozio che è un angolo di curiosità. Giorgio, ma che posto è questo? C'è un sacco di roba strana. Questo è un posto un po' particolare, qua abbiamo un po' di tutto, molto vintage chiaramente, abbiamo tutta la parte vintage, modernariato, oggettistica, abbiamo delle cose anche uniche, la cabina telefonica degli anni 80, un primo macina caffè degli anni primi 900, molto particolare, abbiamo un geloso mangiacassette fondamentalmente degli anni vecchissimo, insomma, abbiamo tutti i giocattoli, la tombola degli anni 50 che si usava una volta durante il periodo delle vacanze. Questo è un cavallo a dondolo degli anni 70 inglese. Qua all'ingresso ho visto un tabarro, mi sembra. Sì, questa è una cosa particolare, una storia che voglio raccontarti. Il mio nonno era del Dazio, quindi controllava le merci quando entravano all'interno della città delle mura. E quindi mio papà mi raccontava che mio nonno aveva un tabarro bellissimo, era un uomo alto 1,90 e quindi aveva questo tabarro che lo avvolgeva. Io da quel momento avevo degli alamari che c'erano dei leoni d'oro. E quando ho visto questi leoni d'oro nel cassetto di mio padre, guardandoli un giorno ho detto, beh, io devo per forza costruire un giorno un tabarro. È sempre stato il mio sogno. Bene, adesso negli ultimi mesi sono riuscito a produrlo e siamo in produzione con dei tabarri. E dal consenso, guarda che bel gioco che hai trovato, il nostro Buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino.